Buonasera a tutti, mi presento per chi non mi conosce, mi chiamo Gianluca, chiamato sul web Old Nerd su Twitch. Con me c'è sempre il caro e buon vecchio Luca. Ciao Luca, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Luca, a te l'onore di presentare l'ospite, perché è tutto partito da te, da una tua idea, quindi vai tu, sei tu l'host della serata. Allora, sì, è un ospite che ho fortemente voluto, perché oltre ad essere io appassionato di musica, di videogiochi e di musica chiptune in questo caso, e è un ospite che mi tiene compagnia ormai da diversi anni tramite specialmente tramite un podcast che è Outcast Sound Shower, che se non avete ascoltato, se non avete ancora ascoltato, ve lo consiglio proprio calorosamente, perché è fighissimo ed è fatto anche benissimo. E sto parlando niente meno che di Fabio Kenobit Bortolotti. Eccolo. Ciao. Qua. Ciao Fabio, benvenuto. Grazie. Come va? Tutto bene? Tutto molto bene, sono reduce da... Allora, è stata una giornata piena di aghi, nel senso che questa mattina mi sono svegliato e sono andato a donare il sangue. Beh, E poi, visto che se ti fai un tatuaggio non puoi donare il sangue per 4 mesi, io coordino le cose, sono andato a donare il sangue stamattina e oggi pomeriggio sono andato a farmi un tatuaggio da Luca Font. Aspetta che un attimo, provo a mettere a tutto schermo, così è un po' lo sgrano, quindi è normale, la linea non si vede benissimo. Ok. E mi come ha tatuato l'Ouroboros di Strider, il boss, ovviamente in una versione non citazionista, il boss del primo livello di Strider, che è quindi quella specie di Duma che si assembla nel serpente dell'Eterno Ritorno con in mano falce e martello. Allora, e questo ho deciso che era una cosa giusta da tatuare. Fabio, tu ovviamente sei qui perché vuoi parlare di quanto ti faccia schifo il mondo 8 bit e 16 bit, giusto? Assolutamente. Sì, basta, avete rotto le palle, basta, ascoltate della musica vera e soprattutto giocate i giochi, non so, basta con questi suoni infernali. Io non vedo dov'è la linea di demarcazione tra i giochi nuovi e i giochi vecchi, nel senso, per me ci sono solo giochi e ci sono giochi che davanti all'occasione gioco volentieri e giochi che gioco meno volentieri. Ma per me, cioè, lascia stare il rigiocare. Il rigiocare è una cosa fondamentale e ci sta. Certo. O comunque di comfort. Io gioco Monkey Island 2 ogni tanto perché è come farmi raccontare la ninna nanna. Però se mi muovo nel lato che più mi piace del retro gaming, che è quello dell'esplorazione, cioè di scoprire tutti i passati alternativi che non ho vissuto o tutti i presenti alternativi che non sto vivendo. E quindi non, cioè, se mi chiedo cosa giocare domani, io adesso sto giocando a Spelunky 2. Bene. Bellezza. Una bellezza incredibile, secondo me. Però ecco, io non vedo nessuna linea di confine tra Spelunky 2 e Strider. Non vedo, così come non se guardi i giochi retro, c'era veramente di tutto. C'erano le simulazioni, c'erano gli RPG. E secondo me, anche alla luce del recupero molto interessante di vecchie meccaniche che è stato fatto in campo indie, ci sono dei giochi come Bubble Bobble che sono, non hanno mai smesso di essere freschi, ma tornano ancora più attuali. Giochi e fino anche a poi ad attingere a tutto il passato dei PC e degli Amiga e tutto, che è ancora un altro paio di maniche incredibili. Comunque sì, ecco, non vedo una divisione tra i giochi nuovi e i giochi vecchi, vedo solo giochi. Bravo. Ogni gioco ha la sua occasione, ecco, ed è giustissimo. L'importante ovviamente è giocare per divertirsi, per passare, esatto, del bel tempo. Fabio, guarda, ti faccio una domanda prima che Luca inizia con l'intervista, chiedendoti questo: hai avuto, perché io, a me e Luca piace giocare ai classici beat'em up, quelli degli anni, fine anni 80, primi anni 90, e 10 giorni fa, nemmeno, proprio nel day one, abbiamo finito in una serata, cioè, perché tanto è corto il titolo,
L'ultimo gioco delle Tartarughe Ninja. Non so se hai avuto modo di guardarlo. Sì, io non li archivio nella questione, nel frangente beat'em up. Per me i beat'em up sono i picchiadura incontri. Cioè sono i Street Fighter, King of Fighter, eccetera. Okay. Quelli li chiamo scroller io, o comunque okay, li chiamo okay, belt scroller, perché cioè picchiadura a scorrimento. Picchiadura a scorrimento. Comunque esatto, sì, mi piacciono molto. Non l'ho ancora giocato quello di Tartarughe Ninja nuovo. Se è posso, un sacco carino, un sacco carino. Se posso te lo consiglio fortemente, perché è un gioco breve, perché la durata è quella che è come era una volta, ma allora giocato da solo, permettimi il termine, è un dito in culo. Giocato in quattro è di una facilità tremenda. Ma il fatto è che quei giochi lì erano un pochettino, cioè ti incoraggiavano tanto il multiplayer, perché era più bello, era più divertente e andavano più gettoni nella macchina. Esatto, ricordiamo. Ovviamente. Cosa non poco importante. E tra tutto questo, ovviamente, parlando di divertimento, non dobbiamo dimenticarci di una cosa assolutamente fondamentale, che era il sonoro, che erano le colonne sonore dei vari videogiochi. E possiamo più o meno indicare come periodo della grande evoluzione, più che evoluzione, proprio della diffusione della musica per i videogiochi, credo a partire dall'epoca del Commodore 64, che è stato forse il computer più iconico per quanto riguarda la scena proprio della musica fatta per i videogiochi. Ancora più che iconico, ti direi unico. Nel okay, senso che il Commodore 64, secondo me, è ancora più della chiptune. Nel senso che a me c'è la chiptune che è la robaccia bellissima che facciamo noi col Game Boy e così. Okay. Per me il Commodore 64 è letteralmente un synth, è come se fosse dire il Moog Prodigy. E inoltre ha questo fatto che ogni Commodore ha un suono lievemente diverso, per il fatto che li avevano prodotti un po' alla buona, e è incredibile. Secondo me la storia del Commodore è incredibile ed è l'unica macchina, no non è vero perché anche col Game Boy stiamo andando avanti, però è la macchina su cui sono stati fatti più progressi, nel senso c'è della gente che adesso fa delle cose impensabili, nota bene, grazie a 30 anni di progressi nella scienza, certo, dell'informazione e del coding. Certo. No, c'è una Zambanni in chat, ciao Zambanni. E quindi diciamo tra vicissitudini e varie cose della scena videoludica, e la musica nei videogiochi ha acquistato sempre più importanza, e addirittura più o meno 15-20 anni fa c'è stato proprio un grandissimo ritorno di fiamma della musica 8-16 bit, e da qui la grandissima diffusione, soprattutto per quanto riguarda la scena underground, proprio della chiptune. Secondo me sono due fenomeni diversi. Se mi permetti, vai. Ti aggiusto quella sì, che secondo me è la cronologia esatta di queste cose. Ossia, la chiptune è fighissima, la VGM, la Video Game Music. Negli anni 80-90 è fighissima, esatto, fino a Super Nintendo, così. E bam, poi arriva la PlayStation, ci sono i Prodigy, c'è la musica che all'improvviso è letteralmente un CD, e all'improvviso la musica di Pilotwings per Super Nintendo ti sembra l'età della pietra. Esattamente. Quel momento in cui è sparita. Ed è stata mantenuta viva dalla scena demo, dalla demo scene, che gente che era nata proprio intorno a macchine come lo Spectrum, il C16, il Commodore 64 e poi gli Amiga e poi i 486 avevano un'estetica che era nata ai tempi di quelle macchine, hanno continuato a usare quelle macchine nelle loro gare, cioè negli anni nel 95 il Commodore era già retro gaming, era già retro, eppure lo usavano ancora e quindi continuavano a fare progressi. Questo spirito, da un lato c'è stato uno spirito di
trovare valore nelle limitazioni, di trovare il piacere di avere, nell'era in cui le limitazioni tecnologiche stavano saltando, perché ovviamente, cioè, in quel periodo lì avevi Cubase, cioè con Cubase, con un computer a malapena, cioè con un buon computer potevi registrare un disco tranquillamente, e se eri bravo uscivi anche perché c'era spazio. E quindi loro da un lato lanciano quello, cioè fondano uno spirito e anche un'estetica, e dall'altro appunto, partendo dalle fondamenta della VGM, portano quei suoni verso altri territori. Là, se ascoltiamo la demo scene dell'Amiga, c'è un sacco di drum and bass, c'è un sacco di acid, più tutte le varie correnti della chiptune. C'era in Svezia, c'era il Dosk Pop, che era questo pop un po' disco, un po' triste, un po' allegro, che è squisitamente svedese. Comunque, fanno quello e loro mantengono vivo questo suono e mantengono e portano avanti la ricerca. Nel frattempo sono passati 15 anni e inizia, dopo anni di colonne sonore più banali, a onor del vero, viene riscoperto, arriva la prima ondata di spirito retro, sia tra chi gioca sia tra chi fa musica, e quindi da delle schegge della la demo scene aveva faceva delle feste, i demo party, che erano dei raduni nei quali ci troviamo per veramente 48 ore. Immaginati di prenderti la palestra di un liceo, spazi simili, palestre, con un grosso proiettore e tavoli. La gente si porta i sacchi a pelo, dorme per terra e stanno 2 giorni a programmare e si sfidano in un certamen di coding bellissimo, nei quali ovviamente la componente musicale era molto forte. Certo. A un certo punto sono state due ragazze molto attive nella scena che dicono: raga, ma siamo in Svezia, questa roba portiamola nei locali. Cioè, guardate che voi siete qua dei nerd puzzolenti che si portano i computer con i tubi catodici e li portano in queste palestre e fate questa roba qua. Ma sapete che se tutta la musica che avete fatto negli ultimi anni portiamo 2 Amiga in un locale, vedete che casino che facciamo? E tra l'altro, secondo me, è un vero peccato che quando si parla di chiptune non si parla, se ne parla veramente come di un fenomeno maschile, perché a parte Chipzel, tutti i nomi più blasonati sono nomi maschili. Ed è come se una roba che abbiamo fatto noi, invece no, tutte le basi e tutte le feste dei primissimi periodi, che sono quelli che hanno creato quel fattore cool che poi ha fatto rimbalzare la roba in America, ma adesso ci arriviamo, sono state due ragazze della scena che hanno avuto un colpo di genio incredibile. Cosa succede? Questo locale si chiamava Microdisco ed era a Stoccolma, mi pare, e loro fanno queste feste che vanno bene perché avevano azzeccato l'estetica. Nel frattempo queste feste vanno bene, ne fanno 2 o 3, e alcuni membri della demo scene hanno un'idea: fa, raga, ma se io facessi un tracker per il Game Boy? Lui era Johan Kotlinski, e lo è tuttora, che è tuttora, sì. Nickname nella demo scene era Role Model, e fa LSDJ. Nel frattempo, per vie non traverse, ma per un altro giro, tramite il giro dell'arte concettuale, a un certo punto Oliver Witcho, il creatore di Nanoloop, artista elettronico, così viene invitato a una mostra, a un evento d'arte, nel quale la challenge, la sfida e la regola era portare un'opera d'arte più piccola, grande come al massimo come una cartolina, una roba simile. E lui fa quella che è un coder che conosce, viene anche lui da quelle scene lì, quindi conosce l'assembler del Game Boy, e si scrive una prima demo di Nanoloop, con il quale si presenta a questo evento e fa della techno minimale. E questi due programmi si uniscono rapidamente, e da quella costola della demo scene nasce tutto l'underground della chiptune, che è da una parte,
Perché poi dall'altro c'è il recupero di certe sonorità nell'ambito dei videogiochi, ma quello è un revival molto bello della VGM, della roba degli anni 80 e 90, molto bella. Mentre invece la chiptune, partendo da quegli stessi suoni, ne ha fatto però una cosa che non è un esercizio di nostalgia, ma è un... il Game Boy è un sintetizzatore, e questa è la musica che ci facciamo oggi. Quindi è proprio più, più che essere un revival, è proprio più un genere musicale a sé stante. Assolutamente sì, e non te lo definirei un genere, te lo definirei un movimento, una corrente, perché chiptune è semplicemente un certo modo di farla, anche se ce ne sono tantissimi, ma farla con un certo criterio per dei certi motivi, con determinati modi. Però non vuole essere assolutamente una definizione restrittiva. Però nell'ambito, cioè in questi confini, c'è gente che fa bass music, c'è Monodear che fa dubstep, c'è Danimal Cannon che mette lì il Game Boy, ci aggiunge la chitarra e fa questa specie di prog metal con Game Boy e chitarra. C'è a Rottenbeat che fa metal, in un periodo sono andato addirittura con un batterista. Ci sono i Cubi, che sono una band con basso, batteria e Game Boy, che fanno un prog incredibile. Fino a ci sono i Martelloni come me, che faccio la Technona a 190 Techno. BPM, e gente come Chipzel, e c'è una scena molto 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 bella. Molto bella e vivace, fortunatamente. Assolutamente sì. E allora ne approfitto per chiederti, allora, tra le tante cose che tu fai, a noi questa sera ci interessa soprattutto non che il Fabio musicista, perché ovviamente abbiamo appena visto che ne sai a pacchi, si dice da noi, e volevo chiederti come prima cosa, quando è nata in te questa passione per la musica chiptune, se proviene ovviamente un momento preciso. Guarda, ho una risposta molto molto chiara. Vai. Mi hanno regalato i videogiochi, mi sono piaciuti da subito, ho manifestato un interesse da prima che potessi usarli. Mio padre e mia mamma, illuminati, me li hanno regalati in maniera coscienziosa ma generosa, e io quindi a 4 anni ho avuto un Sega Master System. Yeah, bitch! I suoni di 3 giochi: World Soccer per Sega Master System, World Grand Prix, sì, forse World GP, comunque se il gioco del pole position farlocco del Sega Master System, ma bellissimo, e il port di Space Harrier per Sega Master System, tanto che il title screen ce l'ha parlato, è lì, è lì. Quindi è, e io mi ricordo proprio in particolare la musica di Space Harrier, che a me piaceva, ma mi piaceva proprio tanto, e mi ha fatto prendere bene per alcune cose della musica, poi mi ha fatto volere bene a quei suoni. Okay. Ma poi all'improvviso, quando io ho iniziato a rivisitare queste cose, io una delle prime cose che ho fatto è stato riscrivere Space Harrier. Sai che forse c'è? L'hai, ok, se ce l'hai passala. Okay. Se ce l'hai, ben volentieri. Guarda, qualcuno l'ha caricata, c'è, perfetto. La puoi tagliare, taglia un po' della intro perché è un po' più lunga. La metti nella nostra chat, la metti? Sì, va bene? Va benissimo. Sì, sì, sì. C'è problema. O la metto... Tanto se è un link pubblico di YouTube non è un problema assolutamente. No, no, infatti la metto, guarda qua. Questa è la nostra privata, mi sa. Perfetto. Allora, guarda, come ti ho detto prima in privato, sai bene cosa succederà quando metto un link, quindi... Sì, sì, sì. Comunque, ecco, questa è una delle prime cose che ho fatto col Game Boy, perché nella mia testa quella canzone lì non aveva mai smesso di suonare, di andare. E, come dicevi prima, è una cosa sentimentale. E tra l'altro, non solo, è stato un esercizio di stile, perché metterci le mani anche.
mi ha fatto capire, io faccio cover senza vergogna, secondo me c'è arte nel fare le cover e non penso che esista arte di serie B. E quindi quando voglio fare una cover non è che dico ah, però la gente mi giudicherà male perché non faccio un originale, fate sega. Metto il video, Fabio, scusa se ti fermo, metto il video così almeno lo puoi commentare volendo. Perfetto, siamo qui tornati. Eccoci. Allora, io mi ricordo quando sono riuscito tra a fare... Hai scatenato la disco in chat, cioè, hai fatto un macello. Questo è presi il benissimo. Io ho scritto sul Game Boy, nel senso, la prima roba che ho detto, questo devo suonare dal vivo, e l'ho scritto così, e mi ricordo, questi erano i miei primi esperimenti col Game Boy, E mi ricordo quando sono riuscito a fare quel suono del lead, quello quella roba lì è un dente molto semplice in realtà, però è un lead a due canali. Avevo messo il dente di sega con un filo di vibratino che fa solo un filo di detune, e dall'altra parte un'onda quadra esattamente come questo, che è il tatuaggio più utile della storia, perché posso dire onda quadra, funziona molto bene, e viene tutto quel suono, sembrava quasi analogico, e mi sono gasato, e da lì sono caduto dentro il Game Boy, e quindi la radice del mio amore totale per la chiptune, la VGM e tutto è Space Harrier. Guarda, io intanto ringrazio tutti quelli che hanno lasciato il follow al canale. E, io ti faccio una domanda un po' più semplice, diciamo. Allora, io di te conosco il lato più streamer, non tanto come facevi come musica. Mi sono informato nell'ultimo periodo, perché proprio sono un altro genere musicale, e mi sono informato e devo ammettere che comunque hai un grosso talento per quanto riguarda fare... Grazie, Rullio Game. Grazie.
per fare questo genere di musica. Quello che guardavo io su Twitch era più che altro il fatto che portavi il retro gaming, i videogiochi, eccetera. Però, guardando anche il lato della musica, ho cercato di capire tutto quello da dove hai preso le ispirazioni, cioè, e soprattutto ho scoperto che ti piace, no, che ti piace, ami molto il genere della micro music. E cosa rappresenta per te la micro music e soprattutto perché hai scelto il Game Boy come fonte di ispirazione per questo genere? Allora, nota lessicale importantissima. Ho parlato fino adesso di chiptune perché è il termine più usato oggi ed è il termine più diffuso. Ma il momento di cui vi ho parlato, che secondo me sarà per sempre, io continuo a fare micro music e non chiptune nella mia testa. Per me questa è micro music, che è un approccio diverso, più politico, più europeo. Okay. Non, la chiptune è un pochettino, cioè la diffusione del termine chiptune è un po' l'effetto della grossa risonanza che ha avuto in America e quindi quanta se ne è fatta in America e quanto la discussione online si sia accentrata su una visione America-centrica, anzi Stati Uniti-centrica, perché ciò che è stato veramente rilevante è stato in tutto il resto del mondo nell'underground, nel senso, mentre adesso non è che voglio sempre sparare merda gratuitamente sull'America, ma spalerò merda gratuitamente sull'America, nel senso che loro hanno, anche con dei gruppi invadendo quelle fogne tipo Nine Gag, così hanno un po' accentrato, hanno un po' colonizzato un certo spazio, però facendo le robe come le fanno loro, senza accoglierne minimamente tutta la valenza sociale e politica, perché le robe del microdisco erano eventi dell'underground, gli altri concerti, ma secondo voi all'inizio, quando questa roba è nata, ci chiamavano i baretti sulle spiagge a suonare? No, ci chiamavano i Peggio Squat, che è stata una roba fondamentale e bellissima. Però, insomma, era una roba da noi che quindi si caricava di, addirittura in alcuni casi, di una militanza. Perché, guardate, qua dietro c'è scritto questo flyer qua, lo vedete, a malapena? Sì. Questo è qua. Molto, molto sgranato, però sì. L'evento si chiamava 8-Bit Rebelde. L'avevamo organizzato al Casa Loca, che è un centro sociale qua a Milano, e la lineup eravamo io, Rottenbeat, Tony Light, Pablito il Dritto e Culo Mono, che ha suonato i dischi al mio matrimonio perché è il mio DJ preferito, ma in quel caso suonava il Game Boy. Ed era una serata nella quale avevamo tirato su soldi per il collettivo che seguiva tutta la vicenda del Chiapas, eccetera. Quindi c'erano addirittura dei momenti di militanza nel vero senso della parola. E in America invece non hanno spazi come quelli e quindi iniziano a farlo nei locali, nei baretti, in alcuni casi nei locali fighi tipo club. Mm-hmm. E loro si vantano di avere il festival chiptune più grande del mondo, ma e io penso, non voglio dire parolacce sul vostro canale. Ma no, vai. No, puoi anche dirle. Non la dico perché è molto guarda, potente, però Fabio, dico mannaggia, Fabio, acidi erboli. Conosci Twitch, sai. La festa più figa la fate letteralmente nello spazio, nella sala conferenze di un cazzo di hotel, no, in un buco di culo circondato dal deserto, e c'è questo hotel che si riempie di cosplayer che sembra di essere a Puflandia, e sotto c'è questo posto molto grosso, molto bello, molto figo, dove fai un concerto con 3.000 persone. Secondo me sono 3.000 mentecatti, mentre invece in Europa, tanto per fare il paragone, tipo da noi a Falconara ci stava l'Elettro Zolla, non so se lo ricordi. L'Elettro Zolla lo organizzava Huerto. Esatto. Ci sono stato l'Elettro Zolla. Pensa,
all'Elettro Zolla c'ero stato, ma non avevo ancora, non suonavo ancora. Non suonavo ancora. Sì, perché era semplicemente 2009. I ragazzi, di lì a poco avrei iniziato a suonare anch'io. Stavo già scrivendo la roba, ecco. Bene. Allora, vado avanti con le domande. Vai. Allora, quanto secondo te è importante videogiocare, sia con giochi attuali che quelli del passato? Quanto è importante proprio videogiocare, ascoltare, studiare le sonorità ai fini della composizione? Pochissimo. Anzi, zero. Nel senso che, no, per carità, ho ascoltato tante cose in passato e le ascolto ancora per piacere, sono cose che mi sono rimaste nel DNA. Però è roba che, cioè, per me è musica e non c'è distinzione con la musica vera. E quindi per me la musica di Gradius nella vita occupa lo stesso sottoinsieme dei Dream Theater, del rock progressivo, certa roba, sono un sacco di compartimenti dei videogiochi che comunicano quello, e però io li fuggo, io voglio conoscere i trucchi e gli stilemi di quello che c'è stato, però questo è come, esattamente come tu suonando la chitarra, anche se fai punk rock melodico, sicuramente ti fa comodo sapere cosa faceva Hendrix, sapere cosa faceva, ecco. Io mi sono fatto una cultura, tutto sommato, su come funzionava la VGM, e applico alcuni di quei concetti alla sperimentazione, o comunque a generi nuovi, o comunque a cose non pensate per intrattenerti mentre stai facendo il livello di uno sparatutto, ma per farti ballare, per farti pogare, per farti urlare, per farti gridare, tutta quella dimensione live che cambia tutto. Cioè, tu pensa alla differenza tra una chitarra, la stessa chitarra suonata nella tua cameretta da solo, con il tuo ampli bello contento, e suonata su un palco con dietro 20 testate Orange e davanti 3.000 persone. Fai così e ti esplode la cappella. Esatto. Io sono più per i Fender, comunque. Sei più per i Fender? Eh sì. Io sono uno zarro degli anni 90 e quindi mi piacciono i mezzabuchi. Ok, però calcola, guarda, tu stai parlando con un metalhead proprio di quelli pesanti, quindi ci sta. Comunque, no, a parte gli scherzi, sono sempre aperto a nuove esperienze musicali e dà anche piacere, però il metalhead, quello stupido, non ha senso, cioè, lo sai bene anche tu. Beh. Comunque, io invece ti voglio chiedere una cosa, componi spesso musica sul tuo Game Boy. Io vorrei sapere se c'è qualcosa a cui ti ispiri e soprattutto quando avviene il processo creativo, quando crei un pezzo, come nasce l'ispirazione per un album? Cioè, sei metodico oppure ti lasci guidare alla René Ferretti, insomma, a cazzo di vuoi, cazzo? Vuoi la risposta da serio professionista o vuoi la risposta vera? La risposta di Fabio. Mi faccio le canne. E ogni tanto dico, wey, sta roba mi piace. Questo è bello. E no, poi in realtà, ovviamente, da semi gettati così, poi continui a lavorare nei giorni successivi e le porti in direzioni completamente diverse. Però le idee, perché il Game Boy, io sono da 13 anni. E la gente mi chiede, ma non ti stufi? E dico, io no, perché usandolo così tanto, tra l'altro io non ho neanche cambiato versione del software, perché io lavoro su quella e conosco quella, cioè ho un rapporto con la versione 4.9 di LSDJ, già dalla 5 è un Far West. E, no, non è vero, lo conosco, però è molto meglio la 4.9 per le mie esigenze. E io ogni volta che scrivo, ogni volta che faccio un pezzo, imparo o dei nuovi trick, perché molti trick ti capitano tra le mani, stai cercando di fare una cosa, te ne viene un'altra, la serendipità nella musica elettronica,
e che è una cosa molto... Il Game Boy è straordinariamente ludico come strumento per comporre, perché questa serendipità la porta verso vette meravigliose. E infatti la roba a cui devi stare attento con il Game Boy è non stare a rincoglionirti ad ascoltare il tuo stesso loop cambiando due cosine, perché puoi andare avanti. Io posso stare 3 ore così, i parametrini, che è un modo per fare degli ottimi suoni, ma ecco, è un tombino il Game Boy, è molto bello. Bene. E quindi succede così, a volte in momenti di ebbrezza o di... canne e creatività, ecco. Allora, non te lo voglio definire così, è un caso molto preciso, per una serie di ragioni ho una vita con dei ritmi molto poco uniformi, nel senso ci sono dei momenti in cui sono più tranquillo e dei momenti in cui il destino mi fa arrivare contemporaneamente un picco di concerti e un picco di lavoro, quindi magari mi faccio 3 settimane a svegliarmi alle 5 tutte le mattine e poi a farmi weekend a fare le 5 a suonare. Sono bellissimi, ma sono molto impegnativi, e dei momenti in cui invece posso rilassarmi, anzi sono dei momenti in cui sono quasi... non dico nulla facente, ma poco facente, che è uno degli stati migliori. Ci sta. E in quei casi magari capita che sia martedì, viene un amico a cena e non è che può restare fino alle 2, e l'amico va via, io sono ancora sto ancora galleggiando nella mia presa bene, e in quei momenti dico: ma potrei fare questo. Oppure, ma cosa succede se uso i comandi così? E da lì a volte nascono delle robe. Un processo invidiabile. Ovviamente parlavo di CBD, certo, l'avevamo capito. Allora, tu con il tuo Game Boy hai suonato in diverse località mondiali a fianco di grandissimi artisti, e tu stesso sei diventato probabilmente, se non il più grande, comunque sia uno dei più grandi esponenti della musica chiptune, sia per quanto riguarda il panorama italiano che internazionale. Allora, ho suonato tanto in giro, sono sicuramente, tanto il 2 di dicembre vado a suonare a Buenos Aires, e quindi finalmente completo la dietro casa, ho fatto tutti i continenti. A livello di numero di concerti sono forse uno di quelli che ne ha fatte di più, ma perché io non ho mai mollato il colpo, nel senso c'è stata gente infinitamente più brava di me, tipo Stabrepuls, che per 5 anni ha mollato. Okay. Io in 5 anni non ho mai smesso, quindi sono uno di quelli che ha suonato di più in tutti gli eventi così, ma i più grandi esponenti sono altri. Per esempio, per me i più grandi esponenti della micro music in Italia sono, da un lato, a Rottenbeat, che per la cronaca, per quello che era il clima della micro music, a Rottenbeat non solo mi ha aiutato all'inizio dandomi da suonare, invitandomi quando invitavano lui a suonare così, ma Otto mi ha proprio spiegato alcune cose, lui aveva capito che avevamo un'estetica affine e mi ha detto: ma guarda che se vuoi fare, e parlavamo la stessa lingua a livello musicale, e mi fa: ma guarda che se vuoi fare le casse incarognite da metal puoi fare così, oppure guarda che se... E ci siamo, lui mi ha dato la spinta, e poi in realtà abbiamo avuto un rapporto e abbiamo tuttora un rapporto molto fertile a livello artistico, perché tutte le scoperte che uno fa le racconta all'altro. Comunque, secondo me lui è uno dei più bravi del mondo. Poi c'è Tony Light, e sul fronte Nanoloop c'è anche Pablito il Drito. Secondo me sono così. Poi, col fatto che ho la faccia come il culo, io ho girato di più di tutti loro. Ma a parte che no, di Otto non è vero, perché Otto di recente ha appena suonato al Roadburn Festival, cioè parliamone. Okay.
Però ecco, però poi ci sono delle persone nella chiptune. Se ti devo dire quelli che secondo me sono i più grandi della chiptune, ti dico: in Inghilterra Henry Homesweet e Sabre Pulse e Gwem. Poi abbiamo in Svizzera c'è Stu, che era il capo dell'Atari ST, e in Svizzera Francia c'era anche Ultra Sid, che purtroppo ci ha lasciato, ma capo assoluto dell'Atari ST. Poi c'è stato, beh, in Italia c'era Basker Droid, che faceva delle robe in un periodo in cui ancora molti di noi non avevano capito come far fare un certo tipo di casino al Game Boy. Lui era nel futuro. E poi c'è anche gente, c'è la Svezia, dove c'è Got280, che quando ha fatto è la persona più influente, ha fatto centinaia di canzoni, era nella demo, è ovunque, è fantastico. E ce n'è. Poi c'è tutto il lato sovietico, perché dietro la cortina di ferro c'erano i cloni dello Spectrum, dello ZX Spectrum. Avevamo proprio cloni sovietici, cioè lo Spectrum sovietico, il nostro Spectrum. E anche lì c'era una demo scene, tutta una scena incredibile, che poi ovviamente quando è caduto il muro di Berlino si è rapidamente unita, o meglio, ha avuto un punto di contatto. E poi c'è gente in Cina, cioè AMU in Cina, che ha fatto un disco e è sparito nel nulla. Però un genio. C'è il Giappone, dove c'è Yuzo Koshiro, che è un caso molto bello perché lui è contemporaneamente un compositore di BGM e un compositore di micro music. E un sacco di gente. Quindi ti ringrazio, però sono uno di quelli che ho suonato di più, sì, uno dei, non mi ritengo il più rappresentativo, il più cosa. Mi piace quello che faccio, però secondo me, per onestà intellettuale, anche solo in Italia c'è gente che, guarda, con la quale quando suono sono fiero di suonarci insieme. Fabio, ti faccio una battuta giusto un attimo per stemperare un po' l'intervista così. E ogni volta che penso alla musica diciamo fatta col sintetizzatore oppure fatta in un modo, non riesco a che pensare ai nichilisti di Big Lebowski, del Grande Lebowski, se non so se lo conosci, sì, che erano gli Autobahn, che facevano quella musica talmente strana che nemmeno loro capivano. Ecco perché ogni volta che associo queste tonalità mi viene in mente sempre loro. Sarà Autobahn dei Kraftwerk? No, era proprio un gruppo chiamato Autobahn. Il loro disco si chiamava Nagelbett, ancora ve lo ricordo perché amo il Grande Lebowski. Non so se te li ricordi, che erano i nichilisti, che erano quelli che dovevano rapire, che non c'entrava niente con la trama, era tutto film grottesco il Grande Lebowski. Comunque, adesso, se non l'hai visto, riguardalo, perché secondo me è un capolavoro del cinema. Guarda, nel frattempo, se vuoi, ti lascio un link, che così io vado a versarmi un bicchiere di birra. Va bene. E c'è una cosa che ho fatto che, ok, tu hai detto Autobahn, nella mia testa sono scattati i Kraftwerk anche nella mia. Aspetta, se so i Kraftwerk non li posso mettere su Twitch, sai come funziona? No, è la mia versione, non fa la tua, a posto. Content, perfetto. Perfetto, allora non c'è nessun problema. Vai, vuoi prendere la birra? Sì.
posso assicurare una cosa, che gli Autobahn nel film, a parte avere la camicia marrone, l'avevano rossa, ma erano molto simili. Molto simili, non che ti stia dando. Probabilmente erano ispirati proprio a i Gaffer, che avevano la camicia rossa. Io lì l'ho messa così perché non avevo una camicia rossa. Quello era il periodo in cui stavo imparando a usare il saldatore, quindi mi prendevo un sacco di progetti per saldare. E la cravatta l'avevo, è vera, non è un effetto, una cravatta l'avevo fatta, avevo fatto io il circuitino, e una mia amica Renata, ciao Renata, grazie, che era molto brava con macchina da cucire e tutta la sartoria eccetera, era riuscita a mettermela bene in una chitarra. Comunque una cosa, Fabio, in una cravatta. Tu prima hai parlato che adesso, se non sbaglio, a settembre dovresti andare a Buenos Aires. Ho capito male? No, in dicembre. A dicembre. Tra l'altro ho un po' di date di cui... Allora. Vai. 23 luglio a Lodi. E c'è sicuramente anche un 30 che mi sto dimenticando, però 23 luglio a Lodi. Poi il 5 di agosto, tra l'altro sarà il mio 40esimo compleanno, a Cremona con Zona MC. E poi il 6 di agosto festeggio veramente il mio compleanno, quindi festa organizzata da me, tutte invitate. Lo facciamo in cascina occupata Torchiera senza acqua qua a Milano. Line up Kenobit, Chipzel, e ecco, lei secondo me è una delle persone più influenti e più importanti della chiptune. Lei veramente, lei ha fatto delle cose e ha avuto delle intuizioni con un certo tempismo e in certi momenti e in così largo anticipo su noi altri, che non a caso ha fatto un successo incredibile ed è bravissima. Ma Chipzel difatti sonorità molto moderne, cioè sono delle sonorità, però è sempre un Game Boy, è sempre quella la cosa bella. Io quello... quindi Kenobit, Chipzel, Walkie Talkie e poi il DJ set del Dottor Pira, tutto gratis perché è il mio compleanno, quindi tutti invitati, venite. Va bene, io quello che ti voglio chiedere è questo: hai fatto tante live a livello musicale, parlo tanti concerti, c'è qualcuna a cui sei più legato, che hai un ricordo più tuo, anche se non fosse stato un evento enorme, però che lo senti proprio più vicino a te? Sono tantissime, guarda, puoi essere, cioè sono serate così dense e ce ne sono così tante che hanno avuto dei momenti particolari, che puoi anche farmi una domanda se vuoi ancora più specifica, puoi chiedermi la serata più pericolosa, la serata più bizzarra. Allora, una serata che porti nel cuore. Allora, una serata che porto nel cuore, c'è se lo vedete lì accanto a 8 Bit Rebelde, c'è quel flyerino rosso, sì, sul quale, sì, c'è scritto Micro Music Get Together 2010. Non potete vederlo, via, cioè, vedete che è rosso. Questo ma qua, comunque, lo sto indicando in chat, comunque lo vedo. Perfetto. E era organizzato dal pazzo furioso che poi avrebbe fatto il tracker per la calcolatrice T80, ed era letteralmente il nostro incontro di gruppo. C'era questa scena fortemente europea nata intorno a micromusic.net, un sito gestito e operato in Svizzera che esiste ancora, tra l'altro, cioè, poco attivo, però ci siamo noi e è bello, è ancora un bel posto. Ed era proprio un ok, troviamoci, conosciamoci, facciamo baldoria, facciamo festa insieme. Ed era un non è, poi per carità, è venuto un sacco di gente, furono due notti di festa incredibile, però era un house project, una sorta di squat a Wedding a Berlino, sembrava uscito da Fallout, è uno squat di quelli belli roots così, e c'era gente da tutta Europa, c'eravamo, e la cosa era, raga, non abbiamo sto budget, così tireremo su dei soldi, se per voi va bene li daremo a chi ha più bisogno,
e quindi se ti puoi permettere di prendere sto volo low cost per Berlino, vieni, dormi da noi, e così. E quindi eravamo sostanzialmente tutti accorsi, come dire, facciamoci questo weekend di musica a Berlino. E io quella sera ho conosciuto il dottor Pira e Mat 64. Poi ho visto cosa poteva succedere, perché c'era gente da tutta Europa, e ho avuto, è stato come un una full immersion di tutto quello che poteva essere la chiptune. C'erano due tizi olandesi con gli Amiga che venivano proprio dai tempi della demo scene, quindi avevano fatto un set, un DJ set con i due Amiga. C'erano tutti pazzissimi del circuit bending, c'erano era una cosa così giovane e così pionieristica che c'era gente che faceva cose completamente diverse. E quella sera ho conosciuto la ragazza che organizzava Lindbus, che poi è diventata, secondo me, la festa più influente della chiptune. E no, c'era proprio una quantità di persone che si sbattevano nell'ambito di micromusic.net che ha reso tutto estremamente importante. Ho perso il filo del discorso, ma fa niente. Ma era una cosa anche, mi sa, inaspettata all'epoca, magari trovarsi in un festival così variegato con così tante influenze sonore. Ma è stato una, per me è stato veramente ok, ma quindi le potenzialità della chiptune sono queste. E la gente non se ne è ancora resa conto, e io ho pensato: non ci diventeremo mai ricchi e non sarà mai realmente di moda, ma non passerà mai realmente di moda, e siamo nel posto giusto, perché cioè dopo è venuta un sacco di gente più brava di me, con più talento di me, che ha fatto meno casino di me, perché io ho girato di più. Ma c'è della gente incredibile, e la cosa bella della chiptune è che tu ti ci butti, della micro music, che ti ci butti dentro adesso e trovi carne fresca che fa cose bellissime. Ed è l'ennesima riprova che usare il Game Boy nell'ambito della micro music non è un atto di nostalgia, ma è un atto di scelta artistica, perché la nostalgia per il Game Boy ce la posso avere io, che sono nato nell'82 e quando è uscito il Game Boy avevo 7 anni ed ero lì, ero il target centrale del Game Boy. Ma se tu sei nato come un 22enne di oggi, che è un'ottima età per fare musica, ma anche un 18enne, 19enne nel 2000, per te il Game Boy, cioè per te è vecchia Xbox 360. E quindi e c'è un sacco di gente che vuole fare musica e che si approccia e che sono che hanno 20 anni meno del Game Boy o 10-15 anni meno del Game Boy, e la trovo una cosa bellissima. Sì. Torniamo alla BGM. Vai. Domanda più semplice. Allora, tra le console 8 e 16 bit, quale secondo te è quella che suona meglio? Se ce n'è una, o magari quella che preferisci per quanto riguarda caratteristiche sonore e proprio come proprio suona, e quella invece a cui sei più legato di pezzi VGM, il pezzo VGM che no, suona no, proprio, con, proprio console adesso, proprio la console che secondo te suona meglio, e qual è la console tra le 8-16 bit alla quale sei più legato, se è differente ovviamente da quella che allora, quella a cui sono più legato è molto facile, perché questo è personale, ed è il Sega Master System. Per me è proprio quel tipo di flavor di onda quadra, è per poi sono un sommelier delle onde quadre, io ti giuro che sento la anche se tecnicamente sono tutti uguali, io il Master System, il NES li riconosco. E quindi come macchina sono sicuramente più affezionato al Master System. Come suono, il Master System. Perché, nel senso, il Mega Drive è meraviglioso, ma il Mega Drive usarlo oggi, Luke McQueen lo fa in maniera eccellente, ma
è un atto di un certo tipo, nel senso, è un atto di recupero, cioè hai voglia di scrivere sul Mega Drive, ed è una cosa che è uno dei grandi motori della chiptune che io rispetto moltissimo. Però per me non funziona così, perché il Mega Drive suona più o meno come la Yamaha DX7, che è il tastierone, il sintone dei Depeche Mode e di un milione di dischi usciti negli anni 80 e 90, perché di fatto il Mega Drive è un sintetizzatore FM. Quindi il suono del Mega Drive, che è fichissimo, e così secondo me suona così bene perché è musica fatta da dei compositori della Madonna che avevano il Mega Drive, che ha un bel synth. Cioè, immaginati, ti ricordi che con la tastiera, anche con la tastiera a buon tempi, che tu suonavi e suonava di merda, però poi i suoni messi tutti in fila dal sequencer, quando facevi il demo mod, era una figata. Era carino. Ecco. Il Mega Drive è il demo mode. Più o meno così, è il buon tempi della... quindi è fighissimo, ma lo trovo meno memorabile, perché mentre il Commodore 64 è unico e il NES, il Master System sono unici, il Mega Drive è un bel synth FM. Il Super Nintendo è una questione filosofica a parte, secondo me, perché tecnicamente il Super Nintendo è letteralmente un sound font MIDI, con tra l'altro un chip che solo Nintendo poteva immaginarlo così stronzo da usare, che è l'SPC, che aveva delle limitazioni, delle robe particolari così, ma aveva questo bel sampling. E la cosa incredibile del Super Nintendo è chi ha fatto le selezioni di suoni, nel senso, non era molto facile fare i tuoi suoni apposta, i tuoi synth apposta per il Super Nintendo, o meglio, lo potevi fare ma c'era del lavoro dietro. Nintendo ti forniva una quantità di sound font molto bella, che sono i suoni di Zelda, sono i suoni di Super Mario World, sono i suoni di Pilotwings e cose simili, con i quali si può fare di tutto. E paradossalmente preferisco, in ottica di riascolto, il Super Nintendo, perché questo sound font con questa qualità e questa grana particolare ha una personalità incredibile e ci si possono fare delle cose fantastiche. Però ecco, io trovo che io amo particolarmente la potenza nuda della sintesi non FM, che è quella del Mega Drive, e non dei sampler, che è quello che succedeva con certa approssimazione su Super Nintendo, ma la sintesi sottrattiva, che è quello che succedeva su Game Boy, succedeva su Master System, succedeva su Game Gear, succedeva su NES, succedeva su un sacco di macchine, anche tutte le altre macchine minori erano così. E secondo me hanno le onde così semplici di quella sintesi sottrattiva, tra l'altro una sintesi sottrattiva estremamente elementare, senza i filtri, banalmente, cioè il Game Boy li fa a mano i filtri, ma non è che tu avevi i filtri sul NES o i filtri sul Master System, avevi questa onda quadra, questa onda quadra, questa onda quadra, questo triangolo e pedala. Ecco, trovo che le macchine 8-bit, con questo presentarti le onde nude, espongono in maniera estremamente gradevole, ma anche facile da capire a una persona che non ha una formazione da jazzista, la bellezza dell'armonia nella musica. E cioè, se tu senti, perché è così fico sentire un synth di merda, perché sono, se cerchi 8 bit trovi la versione di tutto, e la maggior parte sono dei MIDI buttati senza cuore dentro un synth in 8 bit, ma perché se tu prendi un qualunque pezzo di Bach lo tiri dentro una roba 8 bit suona fighissimo, perché è Bach all'improvviso, tutto distinto, è Bach con le figure più grandi, è Bach con le figure della chiptune, ecco. Io invece ti voglio fare, sempre legata al mondo dell'era 8-bit e 16-bit, io ti voglio chiedere quali sono, se puoi fare una, non una classifica, ma dire semplicemente quali sono per te i tuoi tre artisti preferiti dell'era
8 e 16 bit. E se ne hai anche dell'era moderna, ma non per forza una Trop 3 dell'era 8 e 16 bit, ma anche allora, nell'era moderna trovo. Aspetta, ti concludo la domanda. E se c'è qualche compositore di musica per videogiochi che segui con interesse? Ovviamente puoi anche guardare le videogiochi indie, la scena indie non è, c'è proprio Allora, i compositori recenti più fenomenali secondo me sono, è proprio facile come domanda, perché c'è Disaster Piece che ha fatto di tutto, tra cui quel capolavoro perfetto della musica di Fats, e di tante altre cose poi. Poi quello che ha fatto la colonna sonora di Minecraft, che si chiama, lui si chiama C418 ed è un figo di Dio incredibile, ha scritto Sweden, che è un pezzo che c'era già nell'alfa di Minecraft, che secondo me, se lo sente Brianino, si caga addosso ed è bellissimo. E un terzo compositore o compositrice, io ti dico tranquillamente Chipzel, perché Chipzel invece rappresenta il lato non del recupero VGM, ma di un approccio di usare il Game Boy o comunque usare certi suoni non per nostalgia, ma per farci qualcosa di nuovo. A parte Super Hexagon, che è una roba memorabile ed è un momento, Super Hexagon è un momento molto importante per tutta la storia della chiptune, secondo me. Ma poi lei ha fatto Dicey Dungeons, ha fatto Spectre, ha fatto un sacco di giochi fighissimi e tra l'altro adesso sta lavorando a dei livelli come compositrice incredibile. E quindi ti dico tranquillamente lei. Andando nell'era antica, non posso non parlare di... In realtà andando nell'era antica, anche se ci sono delle cose... No, allora, andando nell'era antica c'è Hiro, che è Hiroshi Kawaguchi, che è quello che ha fatto le musiche di Outrun, quello che ha fatto le musiche di Space Harrier, Gesù, sostanzialmente. E poi però il mio amore VGM si sposta in Europa con Tim Follin, che dove ha messo le mani e sono state delle mani d'oro. Il suo flauto. Tutto. E si vede che sei un esperto, perché chiunque avrebbe detto Toby Fox. E in realtà, ma Toby Fox non può levare le scarpe. Ti direi anche in realtà un artista fortemente Mega Drive, che è Yuzo Koshiro. Però Yuzo Koshiro, Yuzo Koshiro conta come antico. E, esclusi di pochissimo, Yaruntel, Martin Galway. Dovrebbe stare Martin Galway. Il Game Boy è complicato, cioè il Commodore 64 è complicato, c'è tanta roba. Ragazzi, io vi proporrei un'ultima domanda, perché stamattina ho donato il sangue, poi sono andato a farmi bucare per 2 ore consecutive e sto iniziando ad accusare della stanchezza. Dici. Guarda, abbiamo 2 domande e poi chiudiamo, se per te va bene. Perfetto, vai te, Luca. Vai, io ti rispondo così. Allora, i suoni del cuore e i videogiochi del cuore, già diciamo che bene o male possiamo immaginarli. Con prova ad indovinare, Space Harrier. Sì, Bubble Space Harrier, Night of Masters, Green Beret, Hippodrome della Data East, Dynamite Ducks, Circus Charlie, Windjammers. Poi vabbè, ovviamente i vari Street Fighter e tutto, più assolutamente Wonder Boy in Monster Land, Street Hoop. In realtà tutta quella stagione lì è una cosa molto importante. Shinichi Sakamoto, no, bella domanda, gatto in tangenziale. È il motivo per cui le domande, i tre preferiti sono sempre struggenti e sono più un gioco per tirare fuori argomenti, cioè è una roba divertente, è più un gioco, direi, i migliori tre, perché ovviamente Shinichi Sakamoto gli farei una statua. E sì.
Benissimo. Poi, le principali differenze, secondo te, se ci sono, tra il modo di comporre musica per videogiochi durante gli anni 80, i primi anni 90 e l'era attuale? Nello stile che usavano o, nelle o nel modo in cui lo facevano? Più nello stile, nelle modalità, diciamo. Perché la differenza del modo è facile. Ai tempi lo facevano battendo i sassi l'uno contro l'altro perché avevano degli strumenti scomodissimi. Quindi ancora più bravi. A livello di stile, c'è stato un momento in cui quelle macchine erano avanguardia e tu stavi, avevano da un lato dei limiti ma anche delle potenzialità, e lo stile, la differenza dello stile dei primi anni è che erano dei cazzo di pionieri e hanno inventato, provato e trovato cose, e in più c'era comunque una in alcuni casi o comunque in molte circostanze ancora un'invidia del videogioco verso i medium più riconosciuti come veri. Quindi la musica vera sembra un film, eccetera eccetera. Quindi molti degli artisti di quell'epoca, alcuni illuminati, dicevano minchia come suona sta macchina, la faccio suonare, e altri che tiravano fuori delle potenzialità comunque incredibili di queste macchine cercando di replicare ciò che funzionava nelle classifiche, nelle hit parade. Cioè il Giappone era a ruota di prog, cioè i Casio, quando c'è stato Outrun gli stadi li riempivano i Casiopea, una band che non a caso fa esattamente la roba di Outrun. Tutto il rock progressivo che è trapelato dentro i giochi Konami, dentro Gradius, così tutta la scena techno di Tokyo, che deve essere stato divertentissimo negli anni 90 a Tokyo, secondo me, su quel fronte lì. E c'è un underground figo, ma poi come ha continuato, perché noi adesso stiamo parlando solo di chiptune, ma se andiamo avanti con la storia dei videogiochi del Giappone e della musica, arriva Rez, e Rez è Tetsuya Mizuguchi, che è un altro dio che trova, essendo un game designer geniale e uno che apprezza secondo me l'ecstasy o l'MD, unisce il lato dell'underground di Tokyo ai videogiochi, e esce Rez e poi esce Lumines, e lui porta letteralmente nel mondo dei videogiochi, porta Mondo Grosso, porta Adam Freeland, e a un certo punto è bellissimo perché il confine si sfuma. Il progresso vero è stato, cioè la differenza di stile è stato quando ha smesso di essere visto come una limitazione, che l'ha portato a sviluppare delle soluzioni eccezionali che ancora oggi usiamo, a quando è iniziato a diventare una scelta stilistica. E la differenza è proprio quella, proprio nello spirito con cui fai le cose. Fabio, io ti faccio l'ultima domanda, e magari ci puoi rispondere qualcosa, se ci puoi parlare del tuo nuovo progetto denominato Livello Segreto. Assolutamente sì, venite su www.livellosegreto.it. È un discorso molto lungo che ti abbrevio. Livello Segreto è un social che si basa su Mastodon, che è un sistema, che è un software open source, che è un progetto non profit, ed è un progetto che parte dal presupposto che ci siamo rotti le palle di lavorare gratis per Instagram, di lavorare gratis per Facebook, piattaforme estremamente poco etiche, piattaforme che censurano in maniera arbitraria, spesso discriminatoria. Banalmente su Instagram puoi postare, se sei una ragazza eteronormata con un corpo conforme, puoi pubblicare tranquillamente delle foto mega in bikini, estremamente sexy. Ce l'abbiamo Instagram, l'abbiamo visto, cioè volendo, c'è proprio una roba che non è pornografia, però è una cosa estremamente disinibita. È il softcore, come semplice. No, non è, ma non voglio usare quella parola. Se però
posti la stessa cosa e hai un corpo non conforme, banalmente sei trans, Instagram ti banna quell'immagine. E io ho pensato, ma cazzo, ma io nel momento in cui posto una foto che per me magari è importante, perché magari è una foto con Marta o una foto di un momento importante per me, uno, non ci guadagno niente, perché Facebook o Instagram non mi pagano, ma al tempo stesso sto fornendo il contenuto, cioè io sto facendo il vetrinista, io sto arredando la vetrina, io, tu, chiunque, e non vediamo una lira, è letteralmente lavoro non pagato, ma non solo, fosse una roba che facciamo per noi andrebbe anche bene, ma è lavoro che viene usato e gestito in maniera estremamente antietica e appoggiato tra l'altro a un algoritmo non trasparente che è dannoso per la gente, perché devi, se tu vuoi farcela su Instagram, devi postare quotidianamente e devi cavalcare i trend, devi restare, per restare rilevante, ammesso che tu riesca a diventare quella minuscola percentuale di gente che ha un seguito monetizzabile. E notate, per avere un seguito monetizzabile non vuol dire avere 100.000 follower, certo, su Instagram, cioè è un'altra dimensione, cioè sono... Vabbè. E questo non va bene, e tra l'altro da un lato ci avvelena l'esperienza, perché c'è una quantità di pubblicità estremamente invasiva, estremamente intrusiva anche, che a me non fa sentire a mio agio, ma poi appunto innesca tutta una serie di dinamiche che secondo me sono tossiche, sono assolutamente tossiche per chiunque. Il fatto che sia un social che è studiato letteralmente, psicologicamente, per farti stare il più tempo possibile a scrollare, perché è così che tu guadagni, più io sto lì dentro più, certo, tu guadagni. Allora, se io voglio avere un account che ce la fa su Instagram, devo... Ditemi se non vi suona come lavoro. Io voglio, facciamo che da domani decido che, non lo farò mai, ma decido che avere una presenza seria su Instagram è una priorità per le attività mie, dovrei innanzitutto iniziare a buttare giù tutta una serie di barriere morali ed etiche che ho, perché diventerei istantaneamente un mendicante di visibilità. Quindi se un mio amico dicesse una roba orrenda, io invece di dirgli "oh fratello, ma hai detto una cazzata mostruosa, dai ripensaci", dovrei dire "ah mamma mia, questi hater che ti dicono le cose, loro non ti conoscono", si entra subito in una serie di meccanismi di, appunto, di mendicanti di like che secondo me sono molto molto nocivi. Ma soprattutto c'è un lavoro, perché io devo fare il numero giusto di post al giorno, che è uno, salvo rari casi. Devo guardare, analizzare quando i miei follower rispondono di più ai contenuti che faccio, e questo lo misuriamo in interazioni, contare i commenti che valgono un tot, contare il like che vale un tot, e poi contare quanto il dio capriccioso che è l'algoritmo di Instagram ha mostrato la mia storia, cioè il mio contenuto. In base a quello capisco quando le mie cose performano meglio, le pubblico, e poi inizio a pubblicarle quotidianamente o comunque con regolarità a quell'orario, le promuovo con le storie. Nel frattempo vado a commentare sotto tutti i post dei miei amici qualunque cazzata facciano, anche per metterci tre fiammelle, per farmi vedere tutti i loro account, e così commentando entro sempre nei favori dell'algoritmo. E poi quando posto devo stare lì, perché anche se tu mi rispondi fuocherello, che mi fa troppo ridere i commenti fuocherelli, la fiammetta è bellissima, la fiammetta è uno dei commenti più in, ti devo rispondere Instagram. Grazie, magari ti rispondo con le mani, guarda, così, esatto, perché così il mio post ha più commenti e i commenti crescono più rapidamente, l'algoritmo lo fa andare di più. Ma io ti buco le gomme della macchina, bravo, ti faccio la fune, le scarpe, e quindi ci facciamo il nostro social dove la timeline è cronologica, tu vedi esattamente quello che vedi. È un progetto non a scopo di lucro, anzi è un progetto a scopo di
di perdita, nel senso che programmaticamente la spesa del server al momento la stiamo pagando noi, io e Ed, il mio socio in questa avventura, perché voglio che sia una cosa non per profitto, è una roba che mi costa personalmente, non tanto, è una roba molto una sciocchezza, però è un progetto in perdita, non c'è pubblicità, non vieni tracciato, nel senso che se clicchi sul link di qualcosa su livello segreto non ti trovi poi la pubblicità, e soprattutto su livello segreto non c'è pubblicità, e quindi è nostro, e quindi decidiamo noi le robe che vanno bene e che non vanno bene come comunità, e quindi è un grosso esperimento di anarchia digitale, che, ma non inteso come facciamo il cazzo che vogliamo, ma inteso anarchia, intesa in senso libertario, non americano, ma italiano, quindi malatestiano, eccetera, di libertà come bene condiviso, quindi è un posto in cui cerchiamo di abbattere al meglio delle nostre possibilità le differenze, o meglio, più che le differenze, le ingiustizie, quindi su livello segreto è molto importante mettere l'alt text sulle immagini, perché così possono leggerle le persone che usano gli screen reader. Moltissima gente usa il linguaggio inclusivo. È un ambiente dove cerchiamo di fare funzionare bene le cose, e tra l'altro è una feature. La crescita infinita è un mito insostenibile, e secondo me è anche un traguardo sbagliato, perché anche se al posto di quel mentecatto di Zuckerberg ci fosse un team diretto da Machiavelli, Einstein, Leonardo, probabilmente sarebbe difficile trovare un modo, o i migliori psicologi, Jung, chi per loro, a gestire un social con 3 miliardi di utenti, 2 miliardi di utenti. È una roba impossibile. Mentre invece una delle feature di Mastodon, che è la piattaforma che si appoggia a livello segreto, è che è una piattaforma decentralizzata. Quindi mentre il server di Twitter è del signor Twitter, il server di livello segreto è nostro. E c'è una bella differenza. Puoi fondare, puoi o venire su livello segreto, oppure fondare la tua istanza, oppure andare su un'altra istanza. Un po' come è come se i siti dell'internet 1.0, quando avevamo i forum e tutto, quindi comunità che nascevano intorno a degli intenti, a degli interessi, a dei luoghi o cos'altro, come se quel mondo avesse tutte le comodità dei social di oggi, quindi il potersi seguire, io posso seguire te che sei su un altro server, insomma è molto interessante, e vi invito a provarlo, anche perché adesso siamo in estate ed è un momento di relativa calma, ma stiamo preparando un po' di... si sta rivelando una bella fucina culturale, e quindi stanno nascendo delle cose. E con questo finisce il mio segreto. No, Fabio, va tranquillo. No. Ci darò un occhio sicuramente. Già. Fabio, sì, siamo alle battute conclusive. Io ringrazio sempre Luca per essere con me. E grazie Fabio di essere stato con grazie noi. Grazie mille. Grazie a tutta la chat che ha partecipato attivamente. Grazie a tutti quelli che si sono abbonati. Grazie a tutti che ha partecipato e che ha lasciato il follow. Ringrazio tutti e auguro a tutti una buona serata. Fabio, noi volevamo chiedere l'ultima cosa: se noi portassimo Ciauscolo e Tartufo, quando potremmo venire a trovarti per fare 2 tagliatelle insieme, visto che sei in Liguria? In Liguria ci organizziamo. In Liguria ci sentiamo, ci organizziamo un po' in privato, ma sicuramente si può organizzare alla grande. Grazie mille a tutti, grazie, e buona serata. Ciao ragazzi. Ciao.